Benvenute. Allora, oggi un video un pochino particolare. Come vedete, abbiamo la nostra bella scatola, è appena arrivata. Avevo chiesto a Matilde di Acqu et Filo diverse cosettine anche in previsione del Natale, quindi ho pensato che poteva essere simpatico e interessante farvi vedere lo spacchettamento, cioè quello che io ho preso. Quindi, se sentite rumore, è Ariel che sta facendo i suoi giochi, quindi non fateci caso. Quindi, adesso vado ad aprire il pacco e poi vi mostro cosa c'è dentro. Allora, eccoci qua. Oh, che meraviglia! Già cominciamo a vedere un po' di cose belle. Allora, Concept by Katia. Ah, come faccio a farvi vedere? Chiuso. Ah, vabbè. E penso che sia qualcosa di particolare, quindi lo mettiamo un attimo da parte, lo vediamo poi dopo. Guardate che meraviglia. Guardate, 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 guardate. Ecco, queste io le avevo chieste. Non ci sono nel suo catalogo, ma vediamo se riesco a fare un po' di luce in più. Allora, come dicevo, queste non ci sono nel suo catalogo, ma siccome è una richiesta particolare, un progetto che voglio fare, gliele ho chieste e lei molto gentilmente me le ha procurate. Quindi, guardate che belle che sono. Queste sono in pratica delle click clack con manico in metallo, sono una misura un po' grande, non mi ricordo come gliele avevo chieste, ma dovrebbero essere sui 20 centimetri se non ricordo male, e non lo vedo scritto, quindi vabbè, poi lo vedremo. Poi cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Allora, ah sì, io poi avevo chiesto i gancini, i moschettoni e i campanellini. Per Natale, adesso mi scappa tutto, guardate che bellini sono. E proprio tintinnano le borse in feltro, che belle ragazze, belle. Questa ci verrà fuori un bel progettino sicuramente. Allora, poi qui c'era il fondo, il kit borsa. Io qui avevo scelto il cuoio, la misura un pochino più grande, quella da centimetri 60. Bello ragazzi, proprio bello, guardate, proprio bello. Anche questo ci verrà fuori un bel progetto. Sì, i moschettoni, e questi vanno sempre bene per le borse. Ah, poi qui avevo chiesto un uncinetto bello grosso da 8 centimetri perché mi servirà. Ah, questa è un'altra delle cose che normalmente non tiene, ma che su richiesta aveva fatto arrivare, e io ho preso l'ultimo, credo che fosse l'ultimo. Allora, essendo che io poi sono una ricamatrice, non so se si vede, ma il quadratino è quello piccolo, credo che sia proprio quello da 72, quindi ci viene fuori anche un bel ricamo, perché non tutti i quadretti sono così piccoli, e più i quadretti sono grandi, ovviamente di conseguenza anche il disegno deve essere proporzionato. Vabbè, qui c'è il il quadrifoglio portafortuna. Ah, ecco, poi qui devo aprire.
Allora, vediamo di appoggiare diversamente. Scusate, un po' alla buona perché non sapevo dove mettermi, dato che il pacchetto è così grande. Ecco qua, guardate. Questo è la Merino, Merino 100%, ed è un bel rosso intenso, proprio bello, bello, bello. Poi c'è il bianco, perché io sto pensando a Natale, ovviamente, quindi... Ma perché non riesco ad avere una bella luce? Uffa, scusate. Niente, purtroppo la luce no, è quella che è, mi dispiace. Allora, il rosso, qui forse si vede meglio. Il bianco, io ho chiesto sempre della Merino 100%, Best Basic di Katia, perché è un progetto che io ho in mente per la mia pronipotina in arrivo e la sorellina più grande. Allora, c'è il verde è un pochino scuro, va bene, e il bordeaux, quindi poi sceglierò se usare i toni più scuri e caldi oppure il bianco e il rosso, poi vediamo. Però guarda, è morbida, è morbida e leggera anche. Se posso fare un timido confronto, direi che potrebbe stare un po' un po' come spessore vicino alla Bimbo Wool, però è più ritorto, rimane più chiuso e comunque mi sembra anche comunque più leggero. Allora, io qui ovviamente ne ho presi, come vedete, un bel po' di penutoli. Guardate che meraviglia. Poi ecco, questo ero curiosissima, il Varanasi che è sempre di Katia, Non Stop Creativity, con questi colori autunnali, dato che adesso qui andiamo verso proprio il periodo un pochino più freddo, anche questo sarà un bel progetto. E qui c'è la cartella Creativity che presenta questo filato, il Varanasi. Vediamo se c'è anche, sì, guardate, c'è anche il, se volete realizzare il progetto della maglia, qui ci sono anche le istruzioni, anche del, questo è per lo scialle, per questo, ecco, quindi vi viene anche dato, a me è arrivato, quindi spero che chi lo riceva, chieda al Varanasi, riceva anche lui o lei il progettino, lo schema dei le istruzioni per questi due progetti, che sono veramente belli, ed è anche una bella idea per un regalo di Natale, fra l'altro. Poi e qui cominciamo con l'Ecos, perché io ho fatto una bella scorta di Ecos. Questo è il jeans, adesso aspettate un attimo che sposto le cose, li ho tirati tutti fuori così li vediamo meglio. Questo è l'Ecos, per chi non lo conosce, è un filato particolarmente sostenibile, perché viene ricavato sfruttando con un particolare procedimento lavorativo gli stracci, vecchi stracci di cotone che altrimenti andrebbero gettati. Quindi vengono riprese le materie, riportate a una nuova vita in modo che possano essere riutilizzati. Questi sono solo alcuni dei colori che io ho riassortito, che mi mancavano o che avevo finito. È un filato particolare perché
Voi qui lo vedete, ha una determinata resa. Io li ho presi perché mi piacevano, ci ho realizzato un progettino che presto metterò online in un video tutorial, ma sono rimasta particolarmente sorpresa quando ho cominciato a lavorarlo, perché qui ha un tipo di resa, sembra opaco, sembra un colore morbido, e invece una volta che lo lavorate potete ottenere questo tipo. Adesso purtroppo non so se la luce non mette in evidenza, ma il colore è bello, cioè proprio anche luminoso. Questi sono gli altri colori che io ho. Guardate che meraviglia di colori. Cioè, poi uno può accostarli come preferisce, cioè usare i toni del rosa, del verde, cioè poi voi spaziate. Però veramente vale la pena di provare gli accostamenti di questo filato, almeno secondo me. Che poi appunto potete giocare su abbinamenti più morbidi, più tenui, oppure su contrasti un pochino più forti, a seconda di quello che desiderate. Con il filato mi è arrivata anche qui la scheda con due progetti possibili. E le istruzioni per farli. Ecco qui per il pesce e qui per la borsa. Vedete, ci sono proprio gli schemi. Questa è una cosa anche molto molto carina. Poi questo invece è di tre sfere e twister. Io volevo un cordino che fosse a metà tra vediamo se che fosse a metà tra il Swan Black e il Rowan, e mi sembra molto bello, molto lucido anche. L'avevo visto sul sito di Tre Sfere. Ho chiesto a Matilde e Matilde ha detto: io l'ho visto, cioè, se vuoi proviamo a prenderlo, perché anche lei ci pensava, però era ancora un po' titubante. Allora, diciamo che a me sembra molto bello, molto luminoso, molto luccicoso anche, quindi vedete? Per Natale sicuramente ci viene fuori qualcosa di veramente molto bello. Poi vedremo. Quindi ho preso questi tre colori, vediamo poi. Allora, adesso c'è ancora un bel pacchettone. Spostiamo. E guardate qua. Washi. Washi, washi, washi. Io ho preso il verde. Questo verde pallido l'ho preso un po' perché il progetto ne richiede un bel po', quindi ho fatto anche un po' di assortimento di colori perché volevo vedere anche e jeans, color jeans. Il grigio. Perché questo è anche per un prossimo progetto che io ho in mente. Ho cominciato a lavorarlo. Non posso farvi vedere il progetto che ho cominciato perché altrimenti spoilerò troppo e non va bene. Però anche di questo filato sono rimasta particolarmente contenta perché si lavora come se fosse una fettuccia, quindi rimane un po' largo, ma è leggerissimo. Ragazze, è una nuvola, cioè un progetto che con la fettuccia verrebbe a pesare
parecchio perché la fettuccia, come sappiamo, è pesante, questo rimane una nuvola. Proprio molto molto bello. Se non l'avete provato, io ve lo consiglio perché rimane anche imbottito. Se fate un bel punto sostenuto, vi rimane imbottito, ma allo stesso tempo leggerissimo. Proprio bello. Poi anche i colori mi piacciono perché, come vedete, non sono proprio tinta unica unica, ha un po' queste maculature che però a me piacciono tanto, quindi anche di questo sono super super contenta. Allora, facciamo spazio perché ho ancora il pacchettino questo da aprire. Allora, che qui, dato che manca ancora un filato che io avevo chiesto e di cui ero particolarmente curiosa, andiamo ad aprire. E mi piace comunque che, vedete, arriva tutto poi ben incartato. Allora, guardate se non è una meraviglia. Questo è lo yoga, ragazze. No, 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 voi non avete idea di che meraviglia sia. Guardate. Io spero che questa benedetta luce si veda bene, perché sono veramente uno più bello dell'altro. Questo è stupendo, poi anche. Come avete visto, purtroppo mi piacciono questi filati molto soffici, molto leggeri, molto, molto caldi e avvolgenti, proprio perché andando verso il freddo, secondo me, questi ci stanno benissimo. Questo è sempre un merino extra fine, molto bello, molto morbido, sembra una nuvola veramente. Questo poi è il colore 209, ha una sfumatura molto molto bella, molto particolare. Questo è un pochino più sul tono del grigio beige, più tenue, però anche questo bellissimo. Cioè, ha questo filato a catenella che ovviamente poi viene valorizzato da una lavorazione un pochino più grossetta. Infatti, vediamo se suggerisce. L'uncinetto, infatti, è il 3,5-4, quindi sì, una lavorazione bella morbida. Guardate questo, che meraviglia anche. E la cosa bella è che sono anche lavorabili assieme, secondo me, quindi uno può cominciare con una tinta, può finire con un'altra. Ed ecco qua la panoramica del mio spacchettamento. Io spero che vi sia piaciuta questo piccolo extra. Ci tenevo a farlo proprio per farvi vedere qualche cosa di nuovo che magari uno vede sul sito e dice: ma varrà la pena o meno? Io ho provato e veramente sono veramente molto molto contenta. Guardate che meraviglia di bottino che mi sono fatta, cioè altro che Natale. Comunque sono tutti quanti progetti che io ho in mente e che piano piano faremo. Vi farò poi vedere in seguito cosa ne uscirà. Fra l'altro qui c'è anche il mio puzzle, vabbè, lasciamo stare. Ecco. Siamo giunti alla fine di questo video, vi lascio con queste bellissime immagini e fatemi sapere se vi piace questo tipo di fuori, di extra, insomma, questa chiacchierata extra, se avete piacere di vedere altri video spacchettamenti, perché se vi piacciono posso farne ancora in futuro, man mano che mi arrivano i pacchi. Allora, come vedete, questo è un bell'ordine grosso che io ho fatto,
Però sinceramente ne valeva la pena. Guardate che bello, non mi stanco di guardarle queste meraviglie. Belli, 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 sono contenta. Grazie Matilde, sei un vero bignè alla crema di cioccolato. Prima o poi ti do un morso. Ecco, e con quest'ultima panoramica vi dico ciao e alla prossima. Ciao ciao.